Presso un centro benessere materano incontriamo Miss Mondo Italia. Intanto benvenuta a Matera. Grazie. Silvia Cataldi, 24 anni, come mai si ritrova a Matera quest'oggi? Allora, mi trovo a Matera per effettuare dei trattamenti di bellezza di preparazione alla finale di Miss World che si terrà a Londra il 14 dicembre. Studio presso la facoltà di giurisprudenza con l'obiettivo di diventare un commissario di polizia. Gioco a pallavolo a livello agonistico nella Radeo Volley. Quando è iniziata questa tua avventura con Miss Mondo? Allora, il concorso è iniziato già l'anno scorso, però a Gallipoli si è tenuta la prefinale il 3 giugno e la finale il 13 giugno. Questo è il primo concorso a cui partecipo, però ho già lavorato come indossatrice e fotomodella. Nel caso dovessi diventare Miss Mondo, vorrai ancora perseguire la carriera come ispettore di polizia oppure vorrai fare dell'altro? Finché si possono fare entrambe le cose, cioè finché si può conciliare lavoro e passione, perché no, sì. Lecce è candidata a Capitale Europea della Cultura per il 2019, sarai un'ambasciatrice anche di questo progetto, immagino. Sì, lo spero di esserlo anche. Cioè, comunque è un'ottima opportunità per Lecce, che comunque già è ai primi posti dal punto di vista della cultura per quanto riguarda l'università. L'Università del Salento è ai primi posti in Italia. Trovi delle affinità tra il territorio materano e quello salentino, anche nella gente, nel carattere? Sì, soprattutto nell'accoglienza. Domani, il 27 luglio, a Castellaneta Marina, sarò madrina del premio Crisalide. Invito tutti al mio prossimo evento, domani a Castellaneta Marina. Un saluto da Miss Mondo Italia 2014.